Inizio il percorso della lavanda della Tuscia. Allora, ma noi siamo tutti, no? Sì, mancano solo Salvatore. Questa è tutta la struttura gestita dai signori Gubbiotti. Allora, questo è l'idrolato di lavanda. E questa è l'entrata. Che diventa acqua e veicola l'olio essenziale. Nell'ultima fase della destillazione lo recuperiamo perché entra in un separatore dove per affioramento arriva l'olio che è più leggero e sotto recuperiamo quest'acqua. Contiene ancora tracce di olio essenziale e è un rinfrescante spettacolare per il corpo, lo potete sentire anche sulla pelle, pulisce, deterge benissimo la pelle del viso, e ha tantissimi usi ma è molto poco conosciuto. Delle varietà che sono floreali, fanno dei bei fiori ma non producono olio, questo è per produzione olio. Non è che dice, questo è tutto il campo con tutta la lavanda. C'è troppo legno e le stupendo. Siamo a Tuscania. Questo è il parco Torre di Lavello. Questa è l'antica Via Clodia. Qui siamo alla Basilica di San Pietro. E la chiesa di San Pietro è uno dei monumenti più suggestivi della Tuscia viterbese e si erge maestosa sopra il colle San Pietro. È stata fondata nell'VIII secolo, probabilmente su dei resti di un tempio pagano. Questi tutti i film che sono stati girati qui all'interno della Basilica di San Pietro. Branco Aleone alle Crociate, Giulietta e Romeo, la regia di Zeffirelli del 1968, l'armata Branco Aleone di Monicelli con Vittorio Gassman e Gianmaria Volonté.
Thank you.